Buongiorno a tutti ragazzi, sono Gilbe e sono qui oggi per portarvi come sempre un video molto molto interessante. Per questo vi chiedo subito di lasciare 100 likes sotto questo video qua, perché oggi vi mostrerò un servizio che è e sarà riservato solamente agli abbonati, ma oggi ho deciso di renderlo pubblico. Cosa faccio il lunedì sempre io? Io ogni lunedì acquisto tramite il mio piano di accumulo 100 euro in azioni. Solitamente acquisto 10 azioni diverse, ovvero metto 10 euro su 10 azioni. Dopo averlo fatto, scrivo sempre una mail a tutti gli abbonati, mi pare dal livello 3 in su. Comunque, se avete piacere, trovate il primo link in descrizione o il tasto abbonati di fianco al tasto iscriviti e vi fa vedere i vari vantaggi in base al livello. Mi pare sia dal livello 3 in su, ma non ricordo. Comunque, cercatevelo. Io, comunque, vi dicevo, invio la mail dicendo quali sono le 10 azioni o comunque le azioni che ho acquistato o venduto durante il lunedì. Lo faccio semplicemente perché tanta gente mi ha sempre chiesto di avere in anteprima le azioni, non so se per analizzarle o per semplicemente copiarmi. Io come sempre ricordo che non dovete assolutamente copiarmi, però so che magari qualcuno lo fa, però sinceramente io non posso farci nulla, io lo sconsiglio fortemente, però so che qualcuno lo fa. Io non condivido le azioni perché mi copiate, ma semplicemente perché ho piacere di mostrarvi quello che effettivamente faccio io il lunedì. Oggi appunto siamo lunedì, ho appena finito di lavorare, andrò a acquistare le mie azioni facendo, come vi dicevo, il piano di accumulo da 100 euro. Per farlo solitamente guardo principalmente due cose, ovvero se vedo che all'interno del mio portafoglio ci sono posizioni che hanno una percentuale più bassa di quello che vorrei, vado a vedere se effettivamente può essere un buon momento per acquistarle. Ad esempio, Fortinet ha una posizione dello 0,40% e io vorrei portarla almeno all'1%, quindi so già che potenzialmente Fortinet è un'azienda che vorrei acquistare. Una volta che vedo che potrei acquistare Fortinet, vado sull'altro foglio Excel, che come dicevo anche questo qua è disponibile per gli abbonati, ma solo dal livello 4 in su, se non ricordo male, vado a vedere se secondo i miei calcoli Fortinet è ancora un buon prezzo per entrare. Andiamo a vedere, cerco per nome, vado su Fortinet e vedo che secondo i miei calcoli, che sono calcoli che si aggiornano ogni minuto, c'è un buon margine di sicurezza, c'è un margine di sicurezza del 39%. Come vedete, in automatico, nel momento in cui il margine di sicurezza supera il 20%, per me sono acquistabili. Come vedete, Fortinet ha più del 20% di margine di sicurezza secondo i miei calcoli e quindi tendenzialmente io vado ad acquistare. Essendo che le analisi delle aziende le ho già fatte precedentemente, questo foglio qua mi dice semplicemente se il prezzo d'entrata è un prezzo accettabile in base alle valutazioni che ho fatto e che aggiorno costantemente. Quindi secondo me questo qua è un file utilissimo per cercare di capire su quali azioni conviene di entrare. Infatti andiamo, vado su Fortinet, faccio compra e vado a comprarmi l'equivalente di 10 euro, quindi sarà lo 0,1 più o meno. Ad esempio, qua c'è 12, va bene, acquisto comunque lo 0,1 azioni. Anzi, facciamo 11, visto che qua sono 0,39, e vado a acquistarmi 13 euro, cosa e porto le mie azioni a 0,5 in via ordine di acquisto. Ok, la prima azione che ho acquistato è Fortinet. Ora vado a cercarmi la seconda, fino a quando non esaurisco i 100 euro. Come vedete, ho 89 fondi liberi, andrò ad esaurirli come ogni lunedì. La seconda azione potrebbe essere Equinix, ma vediamo se effettivamente ha un buon prezzo d'entrata. Come vedete, Equinix, secondo i miei calcoli, ha un margine di sicurezza dell'11%, quindi anche se io ho intenzione di aumentare la mia posizione, non voglio farlo a questi prezzi qua, ma voglio farlo ai prezzi più bassi. Quindi, quando vedrò che avrò più di un 20% di margine di sicurezza, comprerò. Se non lo raggiungerà mai, non comprerò mai e farò lo stesso, la mia posizione continuerà a salire. Non è un problema. Quindi andiamo a cercare la seconda. Ad esempio, in questo caso qua ho visto che Automatic Data Processing sono in perdita del 6%, ha una percentuale del mio portafoglio dello 0,66%. Vado a comprare lo stesso anche se ho solamente il 15% di margine di sicurezza, perché è un'azione che voglio avere in portafoglio e voglio averla maggiormente. Sono già in perdita, va benissimo, andiamo a aumentare. E qua acquistiamo altri 13 euro di Automatic Data Processing. La terza azione è Hinmode, dove sto già guadagnando parecchio, però secondo i miei calcoli è ancora molto sottovalutata e quindi vado ad aumentare la mia posizione. Vado a prendermi ancora 10 euro, considerate che ne ho già all'incirca un centinaio d'euro, ma voglio aumentarla e quindi, come vi dicevo, vado ad aumentare la mia posizione. Facendo così è come se io investissi sempre nelle azioni
che tendenzialmente in quel momento lì hanno più margine di sicurezza e si aggiornano tantissimo. Perché, ad esempio, mi ricordo che quando c'era Shell a prezzi bassissimi avevo un margine di sicurezza altissimo e quindi ci ho investito molto. Quando avevo WestRock che aveva un alto margine di sicurezza ci ho investito molto. Adesso non ho più quel margine di sicurezza lì, ho smesso di acquistare. Quindi è una strategia che apprezzo molto. Poi un'altra cosa che voglio fare e che faccio spesso magari è filtrarmi le azioni per margine di sicurezza, mettendomele in ordine. Io faccio ordine da Z a A e vedo che attualmente quella che mi dà più margine di sicurezza è Logitech, però vado a vedere e effettivamente io su Logitech ho già una bella posizione, quindi decido se aumentarla ancora o no. Come vedete, io su Logitech ho già una posizione del 2,32%, di cui 35% è già di profitto, quindi attualmente non ho intenzione di aumentare la mia posizione. L'altra è InMode, dove ho acquistato People's United Financial. Non ho intenzione di aumentare la mia posizione perché sono già abbastanza esposto alle banche. Alibaba andrò a comprare perché voglio aumentare la mia posizione. Infatti ne ho acquistarci Alibaba. Magari acquistiamo anche solo 0,5, 0,05 ovviamente. E acquistiamo qua. Perché secondo me è ancora nettamente sottovalutata Alibaba. E quindi continuerò ad acquistare. E grazie a questi piani di accumulo qua io faccio un dollar cost averaging e rischio molto di meno. Un'altra azione che vado ad acquistare è Brookfield Infrastructure. Infatti, dove ho, secondo i miei calcoli, che possono essere tranquillamente sbagliati, sono mie valutazioni, quindi non prendetele come oracolato, sono mie valutazioni. Ho un margine di sicurezza del 45%, che è un margine molto elevato. E quindi, visto che ho ancora una posizione piccolina, vado ad incrementarla. E questo mi ha permesso di fare una performance spaventosa, se considerate che è una performance fatta in piano di accumulo. Infatti, ok che i mercati sono saliti tanto, però sto facendo un 39% di performance investendo 100 euro a settimana. Non so se vi rendete conto, è tantissimo. E non è che dite la performance di NIO ha influenzato tantissimo. Sì, ho fatto il 1000% su NIO, ma era lo 0,83% del portafoglio e sto guadagnando 1300 dollari su 5000, quindi di fatto non è manco il 20% del profitto che ho fatto. Quindi sarebbe l'equivalente magari di un 6%. Quindi sì, è stata bravura e sì, ha incrementato la mia performance, ma non di tantissimo, nemmeno del 20% del 38%. Poi vedo Square, andiamo ad aumentare la posizione di Square perché è un'azienda che voglio avere in portafoglio per il lungo termine, sto già perdendo il 3%, quindi bene, andiamo ad acquistare. Ci restano 35 euro, andiamo a acquistare le ultime 3 azioni. Come vedete ne ho già acquistate 6. Oggi ne acquisterò 9, ma non è un problema. Poi tendenzialmente considerate che sì, guardo le posizioni che hanno una piccola percentuale, ma vado a vedere anche quelle che hanno una grande percentuale. Considerate che la mia posizione più grande è Amazon, ma voglio aumentarla, quindi non mi dà nessun problema andare a aumentarla, perché voglio aumentare sia Amazon, sia Alphabet, sia Microsoft va bene così, JP Morgan va bene così, magari Facebook, andiamo ad aumentare magari Facebook, Amazon e Alphabet. Quindi andiamo a comprare ancora qualcosina di Facebook, andiamo a acquistare ancora qualcosina di Amazon. Magari Alphabet no perché è salita veramente tanto e forse non ho il 20% di margine di sicurezza. Adesso andremo a controllare, ma sia su Amazon sia su Facebook ce l'avevo il 20% di margine di sicurezza. Infatti su, andiamo a vedere un po' Amazon, secondo i miei calcoli ho un grande margine di sicurezza, mentre su Facebook mi pare fosse del 23% esatto. Alphabet, secondo me, sti prezzi, ecco, vedete, ho il 12,93% di sicurezza. Perché? Perché salita è arrivata a 1800 e secondo i miei calcoli il prezzo che mi garantisce il 20% di margine di sicurezza è 1732. Quindi intorno a 1750-1800 acquisto ancora, ma a 1881 magari no. Quindi l'ultima azione che andiamo ad acquistare, andiamo a vedere magari Salesforce che mi dà un margine di sicurezza del 35%, magari andiamo ad aumentarla visto che è ancora una piccola porzione del mio portafoglio. Andiamo ad acquistare, magari arrivo ad avere un'azione e poi smetto di comprare. E questa, ragazzi miei, era la mia ultima azione. Ora invierò la mail ai miei abbonati in cui elencherò le 9 aziende su cui ho investito e loro ne faranno cosa vogliono, magari se le analizzano meglio e magari ci investono. Questo lo faccio perché tantissimi di voi mi hanno chiesto di avere in anteprima, come vi dicevo, le azioni, perché magari per dire scopro una nuova NIO, per dire, allora loro vogliono sapere in anteprima, perché magari considerate che io tendenzialmente, a parte questo mese qua, consiglio 3 azioni al mese.
e durante il mese ne acquisto molte di più di 3 e ne vendo altrettante. Quindi, considerando che nella mail dico anche le azioni che vendo, magari se qualcuno vuole sapere le motivazioni può anche chiedermi tramite email. Detto questo, ragazzi, io spero che questo video qua vi sia piaciuto, lasciate un bel like, un commento e niente, ragazzi, ci vediamo al prossimo video.